nell'entroterra della Liguria di Levante esiste un luogo popolato fin dalla preistoria, un territorio in cui la natura incontaminata regola la vita di chi ci abita e ci lavora. È l'Alta Val di Vara, una valle la cui biodiversità è un meraviglioso viaggio tra boschi di castagne e lecci, pinete, vasti pascoli, sorgenti d'acqua pura e cristallina e che, percorsa e nutrita dal prezioso fiume Vara, si estende dal fondovalle fino alle vette dell'Appennino, confine naturale con la Toscana e l'Emilia-Romagna. Questo è il biodistretto Val di Vara, la valle del biologico. Allora, andiamo a casa? Ehi ragazze, dai! Curiosa. Nepal, Vani! Dai, sembriamo. Dai, sì, Nella. Biologico è una cosa naturale. Quando non mi ha mai usato noi concime chimico. Anche all'epoca quando l'ispettorato lo dava, qua non l'hanno mai voluto. Io avrei trovato anche la regina. Eccola qua. Beh, noi come azienda non abbiamo scelto il biologico, è stato il biologico che ha scelto noi. Io ho scelto il biologico perché io sono biologica dentro, me lo sento da quando sono piccola, che questo contatto con la natura l'ho sempre portato dentro di me. Io penso al biologico quando dall'alto, da una montagna, guardo una valle e non vedo fonti di inquinamento, vedo la purezza, il verde che splende in una valata, l'acqua che scorre pura senza nessuna fonte di inquinamento. Quello è il biologico, quello è la verità della natura che trasmette, che è quello da salvaguardare. Io qui nel vigneto vedo coccinelle, vedo animali di tutti i tipi, cioè insetti di tutti i tipi, una volta mi dicono alcuni che vengono su dal Piemonte, su da loro non c'è più niente. Per me è una scelta etica soprattutto e questa scelta va di pari passo alla scelta economica. La scelta etica non deve mai escludere la scelta economica e viceversa. Noi abbiamo scelto il biologico come azienda perché è un valore aggiunto. Offrire i prodotti del territorio è come raccontarti la storia della tua famiglia, del tuo territorio e quindi ti stiamo facendo vivere qualcosa di diverso che non puoi trovare da un'altra parte, lo trovi solo qua. Perché comunque un territorio deve averla un'identità, un filo conduttore e io sono fortemente sostenitrice della rete e poi ovviamente per il rispetto della natura, la terra, ma quello lo facevamo anche senza certificazione biologica. Scelto biologico perché ci crediamo, io e la mia famiglia, e poi comunque è proprio in sintonia con un paesaggio, una natura come quello della Val di Vara. La bassa densità di popolazione è distribuita tra fattorie, villaggi rurali e borghi medievali che fanno capo ai 7 comuni che compongono l'Alta Val di Vara. Carro, dove ha luogo un importante festival musicale. Carrodano, con il suo particolare ponte medievale. Maissana, che ci regala emozionanti scorci panoramici. Rocchetta Vara, circondata da rigogliose pinete. Sesta Godano e i suoi magici villaggi in pietra. Varese Ligure, con il suo suggestivo borgo rotondo. Zignago, i cui sentieri ci portano alla scoperta di siti archeologici e delle acque sulfuree dell'incantevole Lago Puro. Il biologico per la valle ha significato una riscoperta della vera identità di questi territori e una presa di coscienza di quello che è sempre stato. Comunque nelle dinamiche sociali anche di spopolamento dell'entroterra e tutto si era un po' perso il perché le persone vivevano nelle alture e il perché si dedicavano a agricoltura, allevamento e quant'altro. Venivamo verso la fine degli anni 90 da periodi estremamente cupi dal punto di vista economico, c'era l'abbandono della campagna, le aziende se ne andavano, le cooperative erano a rischio di chiusura. Il biologico abbracciato 20 anni fa ha fatto sì che le cooperative permanessero, che sviluppassero la filiera dei prodotti, quindi gli agricoltori conferiscono i loro prodotti
tutte le due cooperative latte e carne, e le cooperative hanno una distribuzione, una filiera abbastanza sviluppata. Idem la distribuzione all'interno dei ristoranti. Biologico, fortemente voluto dall'allora sindaco Maurizio Caranza, ha permesso alla Valle del Biologico di essere conosciuta praticamente in tutta Europa. Ha rilanciato anche tutte le attività turistiche e quindi ha significato veramente una grande promozione per tutta la valle. Partendo dal modello biologico di produzione e consumo, donne e uomini, aziende agricole e zootecniche, cooperative, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni hanno stretto un accordo per la gestione ecosostenibile delle risorse del territorio, in modo da tutelare e preservare sia l'ambiente naturale e la biodiversità, sia le tradizioni culturali locali. È da questo patto che è nato il Biodistretto Val di Vara. Ci siamo quasi. Questi sono i crosetti di Varese al battuto di Pinoli, un piatto della tradizione che continuiamo a fare da ormai più di 200 anni. Il Biodistretto è, diciamo, un punto di arrivo della Valle del Biologico, della Val di Vara, nel senso che è di recente istituzione, perché è stato istituito grazie a una legge regionale, la legge del Biologico 66 del 2009, e mette insieme un po' tutti i protagonisti del biologico. E quello che fa e che cerca di fare è quello di fare rete, e quindi fare anche ricerca, fare tutto ciò che il singolo agricoltore, la singola associazione, il singolo comune non riescono a fare da soli. La Val di Vara è un territorio ampio, molto vasto, sconnesso, quindi se c'è un'istituzione, qualcosa che le leghi queste aziende, le mette in contatto, porta autorità, porta aiuto, solidarietà. Per la nostra azienda svolge una funzione molto importante, che è quella di promuovere la nostra attività organizzando eventi, manifestazioni e creando sinergie fra le varie aziende. Una volta all'anno organizziamo il Biofestival. Ci si trova a Varese Ligure, nel centro storico, e ci sono tutte le aziende biologiche. Ormai siamo un centinaio qui della valle. Ognuno porta o delle esperienze o anche proprio il prodotto. Avere una struttura che raggruppi tutti e faccia insieme della promozione penso che sia molto importante. Il nostro lavoro viene conosciuto non solo nella nostra valle, ma viene conosciuto anche al di fuori, perché è necessario che la cultura del biologico cresca sempre di più nella coscienza delle persone. Oh, bravo. Io sono il casale della cooperativa. Come tutte le mattine noi facciamo la ricotta, un prodotto molto delicato, molto morbido. Il nostro prodotto viene poi raccolto tutto manualmente in modo da avere la morbidezza per il cliente finale. Finita la lavorazione, tutto il siero che rimane viene convogliato in un serbatoio e portato o all'allevamento suino biologico o a una centrale dove viene fatto il biogas. Come i partigiani che resistettero su queste montagne, così sono le persone tenaci e ostinate che vivono qui, il cui lavoro, pieno di sacrifici e fatica, non è solo la realizzazione di ottimi prodotti, ma presidio e cura di un territorio del quale noi godiamo i frutti, la salubrità e l'esistenza. Che qua devi fare tutto fatica, appena ti muovi. Io se facessi come fa qualcuno, non facessi biologico, diservo qua, finito. Io ho finito una giornata, ho finito tutto il mio lavoro. Purtroppo non sono fatto così, non è che mi piace soffrire. Mi piace fare le cose ben fatte. Cominciare dai prodotti, che poi il vino lo bevo anch'io, non è che sono astemio. Thank you.
anche con la febbre 38-39 bisogna venire qua, ci si impunta, ci si cosa, ma bisogna esserci, non si può, loro non si possono lasciare. Sono nata e vissuta in città e poi sono riuscita a fuggire. Adesso invece lavoro in campagna, però la mattina quando io apro la porta lo so che mi aspetta una giornata dura, però sono felice. La nostra attività è molto impegnativa, noi lavoriamo tanto. Uscire e passeggiare nel prato, nella pineta o comunque portare mio figlio sulla vetta del Cornoviglio e ammirare il tramonto dalle Apuane alla Corsica, questo è un posto che sa prendersi cura di te in toto, corpo e mente. Io sono arrivato in questo bosco intorno al 1964, quando avevo 5 anni. Mi aveva portato qua mio nonno, mi aveva fatto vedere il bosco, mi aveva fatto vedere le piante, mi aveva fatto vedere il casone Secchereccio. Quando poi ho ereditato questo bosco qua, ho voluto riportare il bosco ai suoi antichi splendori. Il bosco nel frattempo purtroppo era stato tagliato, ceduato, di conseguenza tutte le piante domestiche erano sparite. Io ho cominciato a reinnestare tutti i castagni, a recuperare tutte le antiche varietà di castagne ancora presenti in valle, grazie all'aiuto di un contadino che mi ha indicato i luoghi dove erano presenti ancora questi antichi castagni. Ho recuperato le marce, le ho reimpiantate, ho ripulito il bosco, l'ho recintato e praticamente qui noi possiamo trovare adesso tutte le antiche varietà di castagne della Val di Vara e delle zone limitrofe. Una cava preistorica di diaspro rosso, ponti romanici, borghi in pietra e castelli medievali e poi lo sguardo accarezza ampi spazi incontaminati. Ed ecco il suono dello scorrere del fiume, i versi degli animali, la vita del bosco, il respiro che si fa musica. Finalmente respiriamo aria pura e sana. La natura mi trasmette e mi fa vivere anche la mattina, da su alle 5 di mattina, sentire l'uccellino che cinguetta, vedere gli animali che pascolano, il silenzio della valle è quello che mi trasmette a me una gioia immensa. Quando esco da questo vigneto, scendo giù e vado in questa strada, là vedo il tramonto, magari rossiccio, bellissimo, e l'unica cosa che mi dispiace, però, che mi dà anche un po' di malinconia, è il fatto che il tempo non si può fermare. Correre sentieri a piedi o in bicicletta, praticare torrentismo lungo i corsi d'acqua, cimentarsi con l'imbragatura e il caschetto in un parco avventura, esplorare il territorio alla ricerca di reperti archeologici e mangiare e bere bene. Questa si chiama Bio per caso perché doveva appunto con malti biologici. Il Bio Distretto Val di Vara promuove un turismo responsabile, valorizzando sia la bellezza della valle e la genuinità delle produzioni locali, sia la ricchezza culturale di un grande patrimonio storico, artistico e umano. Noi facciamo fattoria didattica e adesso abbiamo fatto un percorso didattico per i bambini nella scuola materna dai 3 ai 5 anni e vogliamo insegnargli a riscoprire i profumi, gli odori, le sensazioni. Abbiamo un percorso sensoriale da fare a piedi. Abbiamo fatto un anfiteatro dove loro si siedono, c'è la maestra e con me di fianco che spieghiamo un pochettino il valore della pianta. Non va coppettizzata, non è pericolosa, ma dà ossigeno. Probabilmente non gliel'ha detto neanche l'insegnante che la pianta serve perché dà ossigeno. Gli ancoraggi sulle piante sono fatti in modo che vengono allargate periodicamente
in modo da non segnare la pressione della catena sulla pianta. Che noi ci teniamo al bosco, all'ambiente, al paesaggio, e fare un parco avventura dove comunque danneggiavi le piante era una cosa che ci faceva soffrire. Quando le persone vanno via di qua e stanno meglio e si portano a casa dei bei ricordi, hanno delle sensazioni positive e comunque ti rendi conto di avergli dato qualcosa in più di quello che avevano prima, questa è già una traccia per noi gigante, quello che vorremmo che rimanesse. Noi ce la mettiamo tutta per lasciare ai giovani questo, chiamiamolo, piccolo patrimonio che abbiamo costruito con tanta fatica. E la mia azienda mi piacerebbe che rimanesse questo contatto col bosco vero e proprio. Funghi, castagni, le castagne, le antiche varietà di castagne che siano anche mantenute negli anni, nei secoli. Quest'idea di rete, che insieme si può costruire qualcosa, quindi per me questo deve rimanere. Io nel mio lavoro ci metto tutto l'entusiasmo e tutta la passione che mi hanno insegnato i miei genitori, che adesso non ci sono più, ma che da lassù mi guidano. E mi piacerebbe che quello che loro hanno insegnato a me e hanno tramandato a me, io riuscissi in qualche modo a tramandarlo a quelli che verranno dopo di me e fungere un po' da anello di congiunzione tra il passato e il futuro. Se lasciamo le cose come stanno, visto la situazione della valle, sarebbe già una buona cosa. Mi piacerebbe che restasse del lavoro e della Valle del Biologico l'idea che la Val di Vara è stato uno dei primi territori che nel suo complesso, non solo della singola azienda o della singola cooperativa, ma come indotto, come rete, ha abbracciato il biologico. Se il contadino non va ogni giorno alla montagna, un giorno la montagna va dal contadino. Quindi noi attraverso il biologico manteniamo i contadini e la gente sul territorio che mantiene la montagna. Biodistretto Val di Vara. Un affascinante e magico viaggio alla scoperta di antiche tracce di un passato che ci appartiene e di nuovi segni di un futuro che ci riguarda.